Ciao ragazzi, nuovo video. Allora, video dove vi voglio recensire brevemente un film. Scusate la poca luce sul divano, sì, lo so che non è una bella postazione, ma qui sto, sono comoda, quindi voglio recensirvi velocemente un film, Duplex, film vecchissimo ma bellissimo, a me piace tantissimo, con Ben Stiller e un'altra attrice bionda che non mi ricordo il nome, Kate Winslet, forse mi sembra, non mi ricordo. Appartamento, un appartamento per tre. Perché? Perché se l'avete già visto bene, se non l'avete già visto, andate a vederlo prima che ve lo spoilerò io con questo video. A modo mio ve lo racconto, diciamo così, a modo mio. Aspirapolvere, sì, vabbè. Regali di Natale, il divano con la coperta. Allora, fa freddo, quindi sto con la coperta sul divano. Allora, Ben Stiller è uno scrittore, ok? Però fa fatica a scrivere da quando arriva in questa nuova casa. Praticamente lui è fidanzato con questa ragazza bionda, con la sua fidanzata, appunto, stanno insieme e cercano casa a Los Angeles, mi sembra di sì, scusate, io muori. Mi sembra che cercano casa a Los Angeles o a San Francisco, cercano casa, traslocano, spostano mobili, eccetera, portano da un posto all'altro tutto quello che gli serve praticamente e hanno trovato un bel immobile, un bel appartamentino carino. In un bel quartiere, con delle belle case, a San Francisco mi sembra, sì, o a Chicago, vabbè, comunque in America, non mi ricordo il paese esatto, preciso, specifico, però bellissimo. Un bel appartamento con sopra di loro c'è una vecchietta, una signora anziana che vive lì da anni. La signora Connelly, mi sembra. Signora Connelly, eccetera. È bellissimo, guardatelo sto film perché a me fa schiantare da ridere. Stupendo, una vecchietta molto particolare, anche abbastanza insopportabile per certi versi, che poi capirete perché. Praticamente, Rose mi sembra si chiami l'attrice bionda nel film. Ben Stiller, come si chiama nel film? Non me lo ricordo. Alex, mi sembra Alex e Rose. Sì, forse sì, gli attori appunto. Alex è Ben Stiller e l'altra attrice si chiama Rose nel film, però l'attrice vera e proprio il nome dell'attrice vero, non me lo ricordo comunque, vabbè. Vanno a vivere appunto in questo condominio, in questo appartamentino bellissimo con la vicina sopra che è la vecchietta antipatica, tra virgolette. Cercano di andare d'accordo subito, vanno d'accordo con questa vecchietta, parlano, gli portano biscotti, cioccolatini, gli portano una bottiglia di vino, solo che lei non beve, la vecchietta appunto, ah grazie, che gentili che siete, eccetera. Quando hanno iniziato a sciogliere il ghiaccio, diciamo così, con questa signora, la vecchietta appunto in questione dà fastidio a questi due ragazzi, a questa coppietta. Lei va a lavorare spesso e volentieri, poi la lasciano a casa di punto in bianco, purtroppo. La giornalista mi sembra che faccia Rose nel film. Lui scrive da casa, lavora da casa per appunto scrivere un libro. È uno scrittore, quindi scrive un libro che poi si chiamerà come il film, come il titolo del film, il libro Duplex. Un appartamento per tre, perché non sapeva, non aveva fantasia, non sapeva di cosa scrivere, non sapeva di cosa parlare, eccetera, quindi niente, non sapeva questo Ben, appunto, Alex, non sapeva di cosa scrivere. Alla fine, vivendo un sacco di avventure per colpa o grazie a questa vecchietta, riesce a trovare l'ispirazione, ecco, non era abbastanza ispirato fino a quel momento, poi quando vive con questa vecchietta, quando vanno a traslocare, quando cambiano casa da un posto all'altro, vivono con questa signora anziana che li disturba sempre, praticamente tutti i giorni questa signora trova una scusa per rompergli le scatole a questi poveri fidanzatini, questa povera coppia, diciamo così, e comunque bello, mi piace un sacco il film perché la vecchietta alla fine fa finta di morire, in breve fa finta di morire, ma Alex e Rose cercano in tutti i modi di lasciarla stare, nel senso di non essere infastiditi, gli dicono signora Connelly, devo lavorare, mi lasci stare, non mi deve disturbare, non mi dia fastidio, devo lavorare, per favore, non mi può chiamare 40 volte al giorno per delle cavolate, per delle cose inutili, la vasca che perde, il bagno, l'acqua, il lavandino, il rubinetto, il lampadario, la luce non funziona, il gatto, il pappagallo, e un sacco di scuse praticamente questa signora per dar fastidio trova un sacco di scuse. E loro dopo un po' si spazientiscono, dicono ma io devo lavorare, tu devi lavorare, abbiamo la casa da mettere a posto, da riordinare, eccetera. Poi le perdite dal soffitto, dalla casa della signora Connelly, loro sotto, che vivono sotto questa signora, lei perde la lavasca, perde acqua e loro hanno le perdite sul soffitto, peggio della muffa, quindi lasciamo perdere. Un sacco di avvenimenti, un sacco di
di eventi, un sacco di giornate difficili con questa signora, appunto anzianotta, con questa signora che gli fa perdere la tramontana, diciamo così, e gli fa perdere tempo, assolutamente. Lui non riesce a scrivere, poi alla fine riesce a scrivere, appunto scrive il libro che si chiama Duplex, come il titolo di questo bellissimo film. Questa signora vecchietta, la signora Connelly, fa finta di morire. Loro si trasferiscono, questa coppietta si trasferisce in un'altra casa, lontano da questa signora, perché appunto pensano veramente che sia morta questa signora, invece poi lei si scopre che fa finta, e faceva finta per bene, direi che è riuscita bene a intortarli. Gli ha dato fastidio, gli ha dato talmente tanto fastidio. Loro volevano anche farla fuori, praticamente, era tanto che ne avevano le scatole piene di questa qua, ma non l'hanno ammazzata veramente, per fortuna. Ovviamente, lei ha fatto finta di morire per lasciarli in pace, per fargli cambiare casa, per farli vivere tranquilli, anche perché Rose e Alex volevano anche mettere su famiglia e fare dei bambini, eccetera, ma con questa signora sopra che disturbava non riuscivano a fare niente, non erano tranquilli, non riuscivano a vivere in pace praticamente, purtroppo con questa qui che rompeva le scatole tutti i giorni, tutti i momenti, per qualche motivo li chiamava: signora Alex, Alex, venga, ho bisogno, Rose, vieni per favore. La chiamava anche al lavoro la signora anziana: ah, Rose, vieni per favore, Alex dorme, non risponde al telefono, eccetera eccetera. Vabbè, alla fine vissero felici e contenti tutti quanti, la vecchietta con il figlio o il nipote, mi sembra, che era l'assicuratore, diciamo così, come si dice? Non il commercialista, non l'assicuratore, come si dice? Il venditore di case, diciamo così, non mi viene la parola giusta, il nipote di questa signora, o il figlio o il nipote, mi sembra che lui la chiama mamma, quindi può essere suo figlio. Non è veramente morta la signora, ma vive con il figlio e col compagno del figlio, perché il figlio gay vive appunto col suo compagno, questo qui, questo omone enorme, fantastico. Cicciottello ma simpatico, che gli ha venduto la casa ad Alex e Rose. Loro, dopo che pensano che la signora Connelly sia morta, cambiano casa, ma questa signora non è veramente morta, ma li ha fregati in tutti i sensi, in tutti i modi. Li ha fregati, loro cambiano casa e vanno a vivere da un'altra parte tranquilli. Alex riesce a scrivere questo libro finalmente dopo mesi e mesi, riescono forse anche a mettere su famiglia, credo, non lo so, non lo fanno poi più vedere purtroppo, però. La signora Connelly finge di morire, ma non è morta, scusate le mille ripetizioni, e va a vivere con il figlio, questa signora appunto anzianotta, novantenne forse anche di più, col pappagallo, con il figlio e col compagno del figlio, perché essendo gay il venditore di case, diciamo così, non mi viene la parola, l'agenzia immobiliare, ecco, quello dell'agenzia immobiliare sta con un compagno suo e con la mamma, appunto la signora Connelly. Un gran casino, un film complicatissimo, un finto incendio, uno che voleva ammazzarla e chiama gente per ammazzarla, pronti già con la pistola, li hanno pagati, hanno venduto la casa, hanno venduto i mobili per riuscire a fare l'incidente finto e far morire per davvero la vecchietta che poi non muore, un gran casino. Duplex, bellissimo film comunque ragazzi, ve lo straconsiglio, ve lo straconsiglio, guardatelo, guardatelo perché è bellissimo. Poi un altro film di cui vi voglio parlare brevemente, molto brevemente, è questo qui. Allora, Dottor Clown con Massimo Ghini e Serena Utieri, film del 2008 che io l'ho visto un mese fa. Un medico dopo il coma, pure lui in coma, come altri anche di cui vi ho parlato in altri video, insegna la terapia del sorriso a tutti i suoi alunni, diciamo così, a tutti i suoi colleghi infermieri, perché appunto è un medico, ma per susseguirsi di eventi brutti e negativi è rimasto in coma per un sacco di tempo, appunto Massimo Ghini, il dottor clown, e prima trattava tutti male, trattava tutti a pesci in faccia, nervoso, sempre li mandava tutti a quel paese, non sopportava nessuno, eccetera. Questo appunto Massimo Ghini, questo dottore, dopo il coma riesce a vivere, riesce a risvegliarsi dal coma, appunto, e cambia approccio rispetto alle persone del mondo, rispetto alle persone che lo circondano, e riesce a insegnare piano piano, un giorno alla volta, un passo alla volta, alle persone che lo circondano, riesce a parlare più con calma, essere più tranquillo, più pacato, insegna la tecnica del sorriso, la terapia del sorriso. Quindi a tutti quelli in ospedale che hanno magari dei problemi, o a quelli che sono fuori dall'ospedale che hanno dei problemi o che sono incazzati, arrabbiati, nervosi per motivi futili, lui gli sorride e gli dice. Gli fa capire, non gli dice niente, gli fa capire che il sorriso è l'unica terapia per ogni problema. Tutti
tutto si può risolvere tranne la morte, ovviamente. Se sei in coma, che sei quasi lì per morire, allora lì capisci il vero senso della vita. Prima di morire c'è sempre una soluzione, prima della morte a tutto c'è una soluzione. Questo è il succo del discorso. Quello io ho capito, che con il sorriso non si può magari risolvere un problema di salute, però comunque se ti arrabbi stai ancora peggio, se non ti arrabbi vivi meglio, ecco, diciamo così. Quindi bisogna prendere la vita un po' alla leggera, tra virgolette, non arrabbiarsi sempre per tutto, non insultare tutti, non criticare tutti, non offendere, non fare le guerre, non fare le risse, non trattare male la gente anche quando non se lo merita, così a gratis perché non serve a niente e ci facciamo solo del male noi e ci roviniamo solo la vita, ci arrabbiamo per ogni minima cosa, non va bene, vivi e lascia vivere, ecco, questo è il succo del discorso, quello che ho capito io è quello, bisogna vivere bene e lasciare in pace la gente, cioè non dar fastidio. A presto ragazzi, ciao, spero che queste recensioni di film a modo mio vi siano piaciute, spero che questa location vi piaccia anche se si vede come sono vestita, ma non interessa, non è importante, con la cassettiera qua del Lidl, bellissimo. A presto, io adoro i film, ne ho visti tantissimi adesso che siamo a ottobre, quasi finito ottobre, siamo quasi ad Halloween e poi a novembre, non so, vedremo se farò altre recensioni a modo mio di film, fatemi sapere, ciao!